nelle ultime lezioni abbiamo dato la definizione di differenziabilità per una funzione di più variabili. Ripeto. F si dice differenziabile nel punto x con 0 appartenente ad A se e solo se il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 meno A scalare x meno x con 0 fratto la norma di x meno x con 0 è uguale a 0. Più precisamente se solo se facciamo qua esiste un vettore di Rn tale che questo limite fa 0. Poi abbiamo visto, lo ripetiamo anche adesso, ripetita iuvant, che osservazione f è differenziabile in x con 0 implica esistono le derivate parziali nel punto x con 0 per ogni i compreso tra 1 ed n, inoltre il vettore A deve essere il gradiente di f nel punto x con 0, cioè il vettore delle derivate parziali. Questo perché se prendo la dimostrazione derivata dal fatto che se prendo x uguale x con 0 più t e con i, se f è differenziabile in x con 0, questo implica che il limite per x con 0 più t e con i che tende a x con 0, che vuol dire? Per t che tende a 0 di f di x con 0 più t e con i meno f di x con 0 meno a scalar t e con i, quindi posso scrivere direttamente t scalar t per a scalare con i e con i è il decimo vettore della base canonica fratto la loro assoluta di t. La norma di x meno x con 0 è la norma di t e con i, che è il valore assoluto di t per la norma di con i che fa 1, uguale a 0, e questa ultima cosa equivale a dire che il limite per t che tende a 0 di f di x con 0 più t e con i meno f di x con 0 fratto t è uguale a con i. Allora qui si può togliere il valore assoluto, perché se questo limite fa 0, fa 0 sia che qui ci sia il valore assoluto sia che non ci sia. Una volta che avete tolto il valore assoluto, questo rapporto rimane al primo membro, questo rapporto invece è costante e viene a scalare con i, fa la iesima componente di A col meno davanti, lo porto al secondo membro, cambio di segno e ottengo questo variante. Quindi cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che a con i è uguale a questa quantità, ma questa quantità per definizione è la derivata parziale iesima della funzione f nel punto x con 0. Quindi ho ottenuto che esistono queste derivate parziali e a è esattamente il vettore della derivata parziale, che si chiama gradiente di f nel punto x con 0. Ovviamente
Il viceversa di questa, osservazione, di questa proposizione, abbiamo visto con un esempio che non è vero. Cioè una funzione può essere derivabile parzialmente, anche derivabile direzionalmente rispetto a tutte le direzioni, ma può addirittura non essere neanche continua nel punto di scontro. Quindi c'è un problema adesso: come fare a controllare che una funzione sia differenziabile? Perché la differenziabilità è, diciamo, ci assicura su determinate proprietà che poi ci servono. Allora, cominciamo a vedere come fare a assicurarci che una funzione sia continua, una funzione reale di più variabili. È chiaro? La differenziabilità implica anche la continuità, questo l'abbiamo visto, non lo ripeto perché insomma. La continuità ovviamente non implica la differenziabilità, basta pensare anche in una variabile, la funzione valore assoluto è continua ma non è derivabile in quel caso. Tuttavia è così difficile poi avere che una funzione controllare che una funzione è continua. Cominciamo con questa cosa, perché questa cosa poi ci aiuterà anche a verificare quando una funzione è differenziabile. Allora, cominciamo a fare la seguente osservazione. Osservazione, proposizione, se volete. Le proiezioni esime, cioè che a x associano x con y, questo x sta in Rn e questo sta in R. X, vi ricordo, è il vettore x con 1, virgola, x con 2, x con n. È vero, in geometria i vettori mettevamo sempre verticali, ma qua siamo in analisi, quindi che metto quasi sempre orizzontale. Allora, questa si chiama proiezione canonica iesima, perché estrae da un vettore la componente iesima. Questa qua è un'applicazione lineare, se volete. È banale da verificare. L'applicazione lineare del Rn. In realtà è anche un'applicazione continua. Il greco I è continua su tutto questo. Cosa devo dimostrare? Devo dimostrare, la dimostrazione è banale, però la faccio perché va fatta. Devo dimostrare che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se la norma di x meno con 0 è minore di delta, allora pi greco i di x meno pi greco i di x con 0 in valore assoluto è minore di epsilon. Vedete? Questa è la distanza tra le immagini e questa è la distanza dei punti di partenza. In Rn la distanza euclidea è la norma della differenza, in R la distanza euclidea è il valore assoluto della differenza. Caso particolare. Quindi devo dimostrare che Oh, ma questo chi è? Il greco i di x è la componente iesima di x. Questa invece è la componente iesima di x0. Ovviamente x con i meno x0i è minore o uguale della norma di x meno x con 0. Vi ricordo che questa è la radice quadrata
della somma per j che va da 1 a n di xj meno x 0j al quadrato. Trascurate tutti gli altri elementi, prendete j uguale a i, quando fate questo al quadrato e poi la radice quadrata vi viene questo di sinistra. Siccome sotto radice ci sono altri contributi positivi, non negativi diciamo, otteniamo questa di sua pianza. Quindi lo scrivo qua sopra, quindi basta prendere delta preso epsilon maggiore di 0 e delta uguale a epsilon se la norma di x meno x con 0 è minore di delta che è uguale a epsilon, allora x con i meno x 0i è minore di questa norma che è minore di epsilon. Quindi cosa ho dimostrato? Che fissando un epsilon generico, se prendo delta uguale a epsilon, se questo è minore di epsilon, anche questo è minore di epsilon, perché questo è più piccolo di questo, minore uguale di questo. Qua c'è il minore uguale, qua c'è il minore stretto. Chiaro? Quindi chiaramente le proiezioni sono continue. Se vogliamo fare un disegno, una figura, la possiamo fare su quest'altra lavagna, cancelliamo. Allora, vabbè, le proiezioni io le posso, diciamo, il dominio posso disegnare solo in R2 e in R3. Disegniamolo in R2, eh? Allora, prendiamo un punto x0, y0, vabbè, qua allora se faccio la proiezione sulla prima coordinata, questa mi viene la coordinata x 0. Adesso se io prendo qua un intorno di raggio epsilon, x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon, e se prendo qua una sferetta di raggio epsilon, che nel caso di R2 è un cerchietto di raggio epsilon, vedete che tutti i punti che stanno in questo cerchio aperto, quando li vado a proiettare, vengono proiettati in questo intorno di raggio epsilon. Quando io ho preso il cerchietto di raggio epsilon è come aver preso delta uguale epsilon, come ho fatto in precedenza. Chiaro? Quindi le funzioni coordinate, quelle si chiamano funzioni coordinate o anche proiezioni canoniche, sono funzioni con questo l'abbiamo verificato direttamente. Oh, poi in realtà il prodotto di funzioni continue sono funzioni continue. Quindi, per esempio, questa funzione di due variabili, f di x, y uguale 3 quadro y più x, y uguale, è una funzione continua.
Questa è la somma di queste funzioni qua. Ma queste funzioni qua sono il prodotto di funzioni coordinate. Questa è x per x per x, questa è x per y per y. Questa qua la mia moltiplicata pure per 3. In realtà queste funzioni sono tutte continue, il loro prodotto sono funzioni continue, la loro somma è una funzione continua. In verità, per dimostrare questo in maniera propria, dovremmo aver dato la definizione di funzione continua da uno spazio metrico a valore in R, cosa che non so se avete fatto, ma c'è nelle video lezioni di analisi 1, mie ci sta. Chiaro? E poi osservare che se abbiamo due funzioni continue definite su uno spazio metrico, questo è un caso particolare. Le funzioni definite da Rn a valore in R sono un caso particolare di funzioni definite su uno spazio metrico a valore in R. Rn è uno spazio metrico, la metrica è data dalla distanza Euclide. Non ci perdo tempo perché diciamo basta andare a vedere le video lezioni. Ma poi noi sappiamo anche un'altra cosa, che proposizione. Questa osservazione qua cosa ci dice? Questa è continua in R2 o in R3, insomma qua ci potrebbero anche essere altri. Vabbè, no, abbiamo scritto x, le variabili sono due. Questa qua è continua in R2. In generale, in questo modo cosa posso ottenere? Facendo somme e prodotti di funzioni cordi, cosa ottengo? I poli? Poli no. Polinomi più indeterminati, più variabili. Ok? In generale, i polinomi sono tutte funzioni continue su Rn, un polinomio ovviamente in n variabili, in n indeterminati. I polinomi in una variabile sono continui su R e così. Oh, allora, adesso andiamo a proposizione. Se F è la faccio tra spazi metrici, ok? Così dalla dimostrazione capite anche indirettamente la definizione di funzione continua da spazi metrici. Nel fare la dimostrazione dobbiamo richiamare la definizione di funzione continua da spazi metrici. Allora, siano x con distanza 1 e y con distanza 2, due spazi metrici. Che vuol dire che prendo gli elementi x, la distanza tra due elementi x è maggiore o uguale di 0, uguale a 0 solo quando gli elementi coincidono, poi la distanza è simmetrica e poi vale la disuguaglianza triangolare. Questo vale sia su x, con questa di, anzi chiamiamola distanza x, e questa chiamiamola distanza x. Anzi, mettiamoci anche un terzo spazio metrico, perché all'inizio volevo fare che facciamo il caso del tutto generale. Ok? Allora, sia f da x in y continua nel punto x con 0. Questo che vuol dire? E qua dobbiamo richiamare la definizione. Vuol dire che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta
a giovedì 0, tale che se la distanza nello spazio di partenza di x da x con 0 è minore di delta, allora la distanza nello spazio di arrivo tra f di x ed f di x con 0 è minore di epsilon. Poi prendiamo un'altra funzione g da y a valori in z, continua nel punto f di x con 0. Che vuol dire? Potrei usare le stesse lettere, uso delle lettere diverse per favorire poi la dimostrazione. Per ogni sigma maggiore di 0 esiste epsilon maggiore di 0, tale che se la distanza in y di f di x da f di x con 0 è minore di epsilon, anzi qua metteteci sì. E qua invertite sigma epsilon. Allora qua ci mettiamo sigma, implica la distanza in z di g di y. Qua ci devo mettere y, non f di x. Io so soltanto che il punto è f di x con 0, la f non c'entra niente per la questione. Di g di y da g di f di x con 0, lo 0 lo dobbiamo mettere in alto, è minore di epsilon. Allora, ripeto le definizioni. Qua fisso un numero arbitrario, sigma maggiore di 0. In corrispondenza di questo sigma ci deve essere un delta maggiore di 0, tale che quando la distanza di partenza è minore di delta, la distanza in arrivo è minore di sigma. È lo stesso tipo di definizione, se voi ci fate caso, soltanto che è fatta con le distanze in generale piuttosto che le distanze in particolare che avevamo su R e su Rn. E vabbè, qua la stessa cosa, è lo stesso tipo di definizione, soltanto che le lettere invece di chiamarle sigma e delta abbiamo chiamato epsilon e sigma, e poi il punto in partenza era f di x con 0. F di x con 0 è un punto che sta in y, quindi si poteva fare. Ok? Allora, y, se la distanza in partenza è minore di sigma, la distanza in arrivo è minore di epsilon. Ok? Tutto qua. Qual è la tesi? La tesi è che la funzione g composto f è continua in x con 0. Allora cancello e lo dimostro su questa parte sinistra della lavagna. Allora, dimostrazione: sia epsilon maggiore di 0, allora so che esiste sigma maggiore di 0, tale che se la distanza di y da f di x con 0 è minore di sigma, la distanza di g di y da g di f di x con 0 è minore di epsilon, che è la definizione che avevo appena scritto. Poi, in corrispondenza di questo sigma esiste un delta maggiore di 0, tale che se la distanza dello spazio di partenza x di x da x con 0 è minore di delta, allora la distanza di f di x da f di x con 0 è minore di sigma. Mettete insieme queste due cose, questa è minore di sigma, quindi al posto di y ci posso mettere f di x. Quando y dista da f di x con 0 meno di sigma, abbiamo questo. F di x dista da f di x con 0 meno di sigma, allora applichiamo quella di sopra, per cui se la distanza di x da x con 0 è minore di delta,
la distanza in z di g di f di x da g di f di x con 0 è minore di epsilon, che è quello che dovevo dimostrare. Ho fissato un epsilon arbitrario, ho dimostrato che esiste un delta tale che se la distanza in partenza è minore di delta, questa chi è? È la funzione g composto f valutata in x. Questa è la funzione g composto f valutata in x con 0, e quindi abbiamo dimostrato che se f è continua in x con 0, se g è continua in f di x con 0, la funzione composta è continua nel punto di partenza. Cioè il prodotto di composizione di funzioni continue è una funzione continua. Questo vale in generale ogni volta che ho funzioni continue tra spazi numerici. Quindi è chiaro che è un pochino più teorica questo tipo di dimostrazione, però insomma vale diciamo una volta e per tutte. Cioè ogni volta adesso dobbiamo fare composizioni da funzioni di spazi, diciamo, tra spazi numerici che sono continue, non abbiamo più il problema di dire ah, questo è Rn, quell'altro è R, quest'altro è uno spazio di funzioni con una certa distanza. Sappiamo che se le funzioni sono continue, il loro prodotto di composizione è una funzione continua. Bene, allora vediamo un po'. Oh, adesso non lo faccio. Questa era la dimostrazione più difficile, il prodotto di anche il prodotto semplice, cioè ho due funzioni continue da x a valori in R stavolta, e faccio il prodotto, se f è continuo in x con 0, g è continuo in x con 0, f per g, quindi non è il prodotto di composizione, il prodotto vero e proprio, quindi stavolta il codominio deve essere R, se no come faccio a fare il prodotto? Se fossero vettori non potrei. Allora, questo qua è una funzione continua. Questo si fa come si faceva per analisi 1. Se andate a rivedere la dimostrazione di analisi 1, che il prodotto di funzioni continue è una funzione continua, che il rapporto di funzioni continue è una funzione continua nei punti in cui il denominatore è diverso da 0 e così via, non si sfruttano le proprietà del dominio, si sfruttano solo le proprietà del codominio. Quindi, è perché poi non posso perdere troppe lezioni su questo. Allora, vediamo un po' dove voglio arrivare. Se io scrivo la funzione di due variabili f di xy uguale a cotangente di x più y fratto y meno x quadro. Anzi, mettiamoci y più x quadro. Questa funzione voglio sapere se è continua e dove. Allora, dove è definita questa funzione? Sul piano, però, allora, cominciamo a vedere il dominio. Il dominio di questa funzione qual è? Insieme di xy tali che allora vediamo, questo è un esercizio sulla falsariga di quello che abbiamo fatto l'altro, molto più facile ovviamente. Allora, per poter calcolare quella funzione cosa devo poter fare? Qual è l'unica operazione che mi dà dei problemi? Oh, veglia. L'orario migliore per poter ragionare. Qual è, cosa devo poter fare? Beh, al cotangente si può fare sempre o no? Sì, al cotangente definire su tutto è. Oh, grafico al cotangente.
o no? Il Vangelo alla fine su tutto è: non voglio vedere incertezza sui grafici di funzioni elementari. La derivata dal congetto. Quant'è? Se queste cose le ricordate a memoria, fate un errore grande quando una casa. Questa deve andare d'accordo con questa. Ma vedete che questa è sempre positiva. La funzione è sempre crescente. Quando x tende a più o meno infinito, questa tende a zero, infatti la funzione ha questi due asintoti, tende a disporsi in maniera, diciamo, con la tangente orizzontale. La tangente è sempre più, il coefficiente angolare della tangente è sempre più piccolo, ma lo, diciamo, è positivo ma sempre più piccolo. In 0 la tangente sta a 45 gradi, il coefficiente angolare della tangente è a 45 gradi. Questa va d'accordo con questa, questa derivata va d'accordo con questo grafico, scusate. Se per qualche, ed è definita sempre. Infatti la funzione era definita sempre, non aveva punti di diciamo cuspidi o punti angolosi o altre cose. Va bene? Poi vabbè, questo qua si può ricavare volendo con le regole di derivazione della funzione inversa o altre cose, insomma, se io ho dei dubbi me la ricavo. Ma l'importante è di andare d'accordo con questa. Io non posso sbagliarmi a dire qua ci metto meno invece di più. Non esiste. No, perché se ci metto meno, questa qua non è definita nei punti 1 e meno 1. Ah, nei punti 1 e meno 1, vicino ai punti 1 e meno 1, questa derivata va infinita e non va d'accordo con questo grafico. Per dire, no? Per dire un possibile errore. Quindi, il grafico di una funzione elementare unita, diciamo, se uno si ricorda la definizione della funzione, unito al calcolo della derivata, forma un tutt'uno che si deve reggere. Non esiste, quando c'è ridondanza in questa informazione. Quindi nel momento in cui avete studiato una funzione elementare sapendone, no? Allora, per esempio, in analisi 1, una cosa che chiedo spesso è questo tipo di, per esempio, arco tangente x quadro. Sapreste fare l'arco tangente x quadro? Oppure logaritmo di 1 più x quadro? Il grafico. In realtà non è difficile. Il grafico deve fare così. Qua deve assomigliare a x quadro. E qua deve avere come asintoto più frequenze. E in mezzo deve avere per forza 1. Poi se facciamo la derivata di questa funzione qui, chiamiamola g di x, quanto fa? Allora, oh, vedi. La derivata. Questa è la derivata lì. Derivata. La derivazione della funzione composta. Ma allora vedete che qua x è negativa, la funzione scende, x è positiva, la funzione sale. Lo vedete che per x che tende a più o meno infinito la derivata in valore assoluto va a 0, infatti questa. Vabbè, c'ha l'asintoto e non solo, la derivata va a 4, perché 1 fratto 1 più il quadrato dell'argomento dell'arco tangente. Ma se è quadrato della 4? X al quadrato, al quadrato fa la 4. Poi possiamo fare la derivata seconda e vedere che c'ha. Ma
che ha un flesso qua, un flesso qua. Però il grafico io lo devo saper fare senza derivare. Gli sviluppi di Taylor, almeno le formule di Taylor, i primi termini, l'avete fatto. Allora, cosecante di t, quando t è infinitesimo, è circa t. Al cosecante di x quadro, quando x è vicino a 0, è x quadro. Quindi questa vicina a 0 deve assomigliare a x quadro. Questa per x che va infinito va a pi greco mezzo e ci va da sotto, perché la cosecante va comunque sempre meno di pi greco mezzo. Quindi qua assomiglia alla funzione x quadro. Ovviamente finché x è abbastanza piccolo. Qua assomiglia a una cosa che va a pi greco mezzo da sotto e in mezzo bisogna raccordare. È quasi inevitabile che il grafico venga così. Cioè, sto cercando di portare la vostra attenzione sul fatto che il grafico di funzioni elementari o di funzioni composte di funzioni elementari, diciamo, senza troppe, diciamo, complicazioni, sia facile da fare perché c'è una ridondanza di informazioni, e questa ridondanza di informazioni serve a controllare che, per esempio, ho fatto bene la derivata. Okay. Allora andiamo a vedere, torniamo al nostro scopo primario. Noi volevamo il dominio di questa funzione di due variabili, studiare il dominio, cioè dove posso definire questa funzione di due variabili, l'insieme più grande nel quale posso definire questa funzione di più variabili. Qual è? Allora, problemi nell'argomento dell'arco tangente non ne ho, perché l'argomento dell'arco tangente può essere qualunque numero reale. Allora, qual è l'unico problema che io ho là? Se il denominatore è uguale a 0. Se il denominatore è uguale a 0. Oh, quindi è y più x quadro diverso da 0. Questo è un insieme aperto, in quanto questa è una funzione continua, gli z di una funzione continua sono un insieme chiuso, il complementare è un insieme chiuso, quindi è un insieme aperto. Allora, quindi se vado a vedere stavolta sul piano cartesiano qual è il dominio della mia funzione, qua significa y diverso da meno x quadro è il grafico di questa parabola qua, quindi fuori di questo insieme ottengo A è tutto il piano meno quella parte. Oh, su questo insieme qua la mia funzione è continua, sì o no? Perché? Allora, qua abbiamo due funzioni, una è la f, no, l'abbiamo già chiamata f, chiamiamola chiamiamola phi di xy, la funzione che ha xy associa x più y fratto x quadro più y. Questa qua è definita in A, e questa è quella che è definita in A, no? E poi abbiamo la funzione arco tangente di t che ha t, diciamo la funzione g di t che a t associa l'arco tangente. Allora, con queste posizioni, chi è questa? Questa è g di f di xy, o g composto f calcolato di xy. Prima xy calcolo questo e poi calcolo la funzione arco tangente, che è una funzione da Rn, o no? Funziona così o no? Io calcolo questa quantità, la metto al posto di t e cosa otterrò? Arco tangente di x più y fratto x quadro più y. Quindi quello è un prodotto di composizione di due funzioni. Questa funzione da dove va? Phi da dove va? Va da A a valori in R. Sono due spazi metrici? Sì, un sottoinsieme di uno spazio metrico è uno spazio metrico con la stessa distanza. R è uno spazio metrico, A con la stessa distanza è uno spazio metrico. È una funzione continua? Sì, perché questa sopra è un polinomio, sotto è un polinomio, è un rapporto di due polinomi.
il rapporto di due funzioni continue è una funzione continua, ovviamente dove è definito, quindi su A. Questa è una funzione continua? Sì, la tangente è continua, anzi la funzione di R in R è addirittura derivabile, per le funzioni di A di una variabile la derivabilità implica la continuità. Chiaro? Quindi questa è continua, questa è continua, quella è continua. In poche parole, che cosa abbiamo dimostrato? Che fino a che usiamo le funzioni elementari che abbiamo studiato, per esempio usiamo seno, coseno, tangente, cotangente, arcotangente, tutte funzioni derivabili e quindi continue, finché le componiamo con funzioni, con polinomi o funzioni razionali, sono rapporti polinomi, non abbiamo altro che funzioni continue. Andiamo a vedere, se io scrivessi questa funzione qua, allora facciamo f di x, y uguale logaritmo naturale di arco tangente di x più 2 fratto x quadro più andiamo a mettere tangente iperbolica di y quadro più 1. Allora, lasciamo stare, supponiamo di aver trovato il dominio di questa funzione, ora lo troviamo, in realtà è molto facile. Questa funzione com'è? Nel suo dominio in R2 è una funzione continua. Allora, questa è una costante continua, questa è un polinomio continuo, questa è una funzione composta di un polinomio e una funzione da R in R continua, quindi è continua, quindi questa somma di queste due è continua, la somma di queste due è continua, il rapporto di due funzioni continue è una funzione continua, la funzione continua è una funzione continua, è una funzione continua. Quindi tutto quello che mi posso inventare finché uso funzioni continue è una funzione. Ah, naturalmente c'è da andare a vedere il dominio. Qual è il dominio di questa funzione? Allora, studiate il dominio di questa funzione. Allora, cominciamo col denominatore. Il denominatore deve essere diverso? Vabbè, questo è maggiore o uguale di 0. Poi il grafico della tangente iperbolica, lo ricordate? No, l'avete fatto, non esiste. Tangente iperbolica è uguale a e alla x meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x. Il grafico di questa funzione assomiglia a quello dell'arco tangente, solo che gli asintoti sono meno 1 e 1. Il denominatore non si annulla mai, la somma è due esponenziali che non si annulla mai. Il numeratore è la differenza dei due stessi valori, quindi in realtà il rapporto è compreso sempre tra meno 1 e 1. Quando x tende a meno infinito il rapporto tende a meno 1, quando x tende a più infinito il rapporto tende a 1. Se fate gli sviluppi di Taylor vi accorgete che vicino a 0 si comporta come x. Allora, se fate la derivata con le regole di derivazione del rapporto e sapendo la derivata dell'esponenziale, che è l'esponenziale stesso, vi accorgete che la derivata è sempre positiva. Quindi il grafico è fatto così. Una volta che il grafico è fatto così, cosa posso dire di questa quantità? Y quadro più 1 è maggiore o uguale di 1. L'argomento della tangente iperbolica è maggiore o uguale di 1. Se l'argomento della tangente iperbolica è maggiore o uguale di 1, il valore della tangente iperbolica è positivo. Ok?
quindi questo numero è positivo, questo numero è maggiore o uguale a 0, la somma è positiva, no, strettamente positiva, non, è, non può essere 0, perché per essere 0 dovrebbe essere 0, questo è può essere, questo non può essere. Quindi il denominatore è positivo e quindi non ci sono problemi. Andiamo al numeratore. Il numeratore com'è? Arco lanciato è compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Più 2 è positivo, che meno pi greco mezzi è meno 1,57d. Quindi questo numeratore è positivo, il denominatore è positivo, strettamente il rapporto è positivo, strettamente, il logaritmo si può fare. Quindi in realtà chi è il dominio di questa funzione? Tutto R2, l'ho fatto apposta, no? Che venisse. Per quando la funzione sembrasse complicata, in realtà è il dominio di R2. Quindi questa funzione è definita su tutto R2 ed è ivi continua. Adesso quindi tutto sommato controllare se una funzione è continua non è poi la fine del mondo. Sì, è vero, i limiti in R2 non sono i limiti in R, si fanno con le sferette o con i cerchietti. I limiti in Rn si fanno con le sferette e per sferette, insomma. Però io so che fin quando uso funzioni composte di polinomi e di funzioni elementari che alla fine arrivano in R, sono funzioni continue. Perché praticamente tutte le funzioni elementari che io conosco sono funzioni continue. Ce ne sono alcune che non sono continue, ad esempio la funzione segno. La funzione segno non è continua, vale meno 1 sui negativi, 0 in 0 e 1 sui positivi. Quando userò quella funzione devo stare attento. Ma se non uso quella, anche se uso la funzione di valore assoluto, se uso la funzione di valore assoluto da R in R è una funzione continua. Quindi se io faccio, che ne so, valore assoluto di y meno x quadro, è una funzione continua. È chiaro? Quindi, ripeto, controllare se una funzione è continua, funzione di più variabili, non è difficile. Se ha se è il prodotto di composizione di funzioni elementari, lo è, continue, lo è, almeno nel suo insieme di definizioni. Oh, a questo punto diciamo, il terreno è preparato per poter dimostrare quello che si chiama il teorema del differenziale totale. Il teorema del differenziale totale, ne parlo prima a parole, poi lo spieghiamo, casomai facciamo pure una pausa di 5 minuti e poi lo cosa dice il teorema differenziale totale? Il teorema differenziale totale dice la cosa seguente. Dice, se io ho una funzione derivabile parzialmente, quindi esistono tutte le derivate parziali, e queste derivate parziali sono continue, sono definite e continuano intorno del punto x con 0, allora la funzione è differenziabile nel punto x con 0. In particolare, cosa succederà? Se una funzione è definita su un aperto, possiede la derivata parziale su quell'aperto, e sono continue su quell'aperto, allora sono continue nell'intorno di ogni punto. E quindi la funzione è differenziabile in tutti i punti dell'aperto. Quindi questo è alla fine così spaventoso da controllare? No, per niente. Perché non è spaventoso da controllare? Io la funzione ce l'ho, le derivate parziali le faccio, i domini li calcolo. Se in A sia la funzione che le sue derivate parziali sono definite e sono funzioni composte di funzioni elementari, sono continue, e quindi nell'aperto A la funzione, essendo, si dice di classe C1, cioè le derivate parziali sono definite e continue, è anche differenziabile. Quindi poi
andiamo a rivedere quella funzione del controesempio, quella che non era differenziabile. Quelle derivate parziali dovevano esistere, la funzione esisteva tutte e due, fuori dall'origine le derivate si possono fare facilmente perché la funzione aveva una scrittura come composizione di funzioni continue, come di funzioni elementari, scusate. E invece nell'origine le derivate parziali avevamo visto facevano tutte 0, anche tutte le derivate direzionali facevano 0. Allora quale sarà il problema? Sarà che quella funzione, le derivate parziali ce l'ha, ma nell'origine non sono continue. Infatti il problema era la funzione era definita in un modo fuori dall'origine e 0 nell'origine. Però se non avete questo tipo di problemi, insomma le funzioni che incontrate tutti i giorni sul libro degli esercizi saranno funzioni che dove sono derivabili, le derivate sono continue, quindi saranno funzioni di classe C1 e quindi saranno funzioni differenziabili. Ok? Va bene, 5 minuti fa.